Nigar. Nigar. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale, siamo ancora qua con GTA 4, The Ballad of Gay Tony. Siamo alla missione numero 23 su 26 e questa si chiama For the Man Who Has Everything. E con questo nome ragazzi non poteva che non essere una missione per Yusuf. Questo taxi ha preso qualche botta, credo. Comunque andiamo diretti da lui. Hey, where you going, man? Take me to Castle Garden. Che ci sta aspettando Enrique. Hey man, it's Enrique. You up too much? Me and the freak wanna see you. No. Sorry man, but I'm crazy fucking busy right now. Well, when you got more time, hit one of us up. Ok, vabbè. Perso rispetto, ma che potevo farci? Here we are, man. End of the line. Eccolo qua, Yusuf, al suo cantiere per la famosa Amir Tower. Vediamo cosa da dirci. Yo, Nigar! Nigar. Nigar. Bello. Easy, amigo. I'm just pleased to see you. Yeah? Come on, baby. Give me some skin. Come on. What are you doing here? Well, no, it's my father, Hey, you know, my ancestors, we built the pyramids, baby. We built the ziggurats. We invented math and shit. I'm here, I'm not afraid. I get my hands dirty. Well, I can work. Whatever, man. How's it going? Oh, epic, homie. This shit is epic. People are babble about this shit in the future, baby. I'm talking luxury, a whole new level. This place is going to be so expensive, people won't even be able to afford it. It's going to be drowned in gold. No, it's like, yo. Is that a diamond in your pocket? You just pleased to see me and shit. Wow. È matto. Cioè, sta sul culo perché è un coglione, però c'è matto. Alla fine è buono. Infatti c'è anche la sua pistola GTA 5. Style by Yusuf Amir. Timeless classic. Timeless classic. Yeah, sounds perfect, man. Just allora, beh, vederlo in queste condizioni cruelmente è un po' un ossimoro, però. I'm crafting this whole thing with my bare hands. Okay, cool, man. Listen, it was good catching up with you, okay? I'll see you soon. Yeah, not so fast, homie. Yo, could you... Comunque, da quel che gira su Google, YouTube, siti vari, dovrebbero essere praticamente delle nuove torri gemelle più alte, più skinny e ricoperte d'oro. Che cazzo succede? Head out to the east side of the Algonquin Bridge, my dude. Ok, si è chiuso Steam, va bene, ma non serve che mi togli dalla schermata, grazie. Cioè, non ce n'è bisogno. Oh, yeah, look. Per fortuna la cazzina era finita. Mind if I hit you off for some of them exploding shells? Thanks, man. What you after this time, man? I got you that tank thing in the chopper. What now? You want the Statue of Happiness for your backyard? Excellent idea, my friend. But that will have to wait. All right, bitch. What we after? Wait for it. I'm waiting. You ready? Just fucking tell me, bro. A motherfucking subway train! Oh, yeah, baby! Questo qua è pazzo. Cioè, si è preso... Prima ha distrutto uno yacht, poi si è preso il carro armato e adesso vuole anche il treno. Io, beh, potrebbe comprarlo, no? Però vabbè. Adesso ricordo la missione molto, molto cazzuta. Molto. Ma di tanto, eh. Submarine train! Get that shit going through a precious and delicate coral reef. Ah, perfect! Aside from how fucking dumb that sounds, how am I supposed to take that thing? Not gonna be easy, dog. No one... Sicuramente non siamo quel... Can't you just buy yourself... L'ercio? Non trovavo il termine, quell'ercio di Rebalgan che ci dà auto di merda. Finalmente un'auto che si chiami auto e che scatti un pochino. Yo, how am I supposed to pull this off? Okay, we just need the front car of the train. You jump on board, you climb to the front, and you unhook the car. I'll handle all the rest. Real simple, man. I don't know why I hang out with you, bro. Because you fucking love this shit, Bobby. Ain't nothing like rolling with this Arabic bad boy. That, and I'm going to put your clubs on the world stage. We'll have a lounge on the moon by the time we're done. For real. You're real? I can't believe I'm doing this. This is where... Ok, ci siamo. Liscio come l'olio. Above the tracks, man. I'll see you soon. Ok, ciao. Devo guidare io, poi guida lui, fantastico. Comunque, saltiamo in groppa al treno.
Ricorda molto una vaga Final Destination della storia principale, comunque. Giù! Come non sono coordinate queste cutscene? Cioè, in realtà sarei atterrato in cima, tipo il secondo vagone, però vabbè. Bisogna staccare la locomotrice, quindi mi raccomando, avanzare, avanzare sempre. Perché non lo stava cogliendo, lo sa solo lui. Comunque andiamo avanti, va. Mi ha laggato, bellissimo. Non capisco perché non intervenga la polizia. Oh, che succede? Fuori da... Ah, deve ricaricare. This is where the city's budget goes. Oh, ce n'ho due dietro. Esplosi da soli. Che intelligenza artificiale che c'ha la polizia a sto gioco, raga. Esplosi da soli. Fuori uno. Ok, ah, si è buttato di sotto il conducente, buono così. Ci siamo, eh. Cogno. Oh merda. Fuori. Uff. Preso al volo. Ok, qui c'è da abbassarsi con L3 se non vado errato. Buono così. Fermi. Fermi. E poi non so come abbia fatto a non coglierlo. Però vabbè, dettagli. Dovrebbe essere l'ultimo questo, eh? Credo. Vabbè, tanto ricarica. Ciao. Ho perso molta meno vita di quel che mi aspettavo di perdere. Ed è bene così. A posto, eravamo già lì. Sì, vabbè, sto salto molto fantascientifico. Grandissimo. Che c'è il burrone lì? Ah no, ecco. Animazione molto realistica, però ci siamo. Che matto. Ah, la scarica subito? Con gli speaker sull'elicottero. Ah, fantastico. Adesso sono cazzi miei. 5 stelle. Si è buggata la... Ah, ok. Perfetto. 86%, troppo tempo. Danno giocatore. Mamma mia, che bello. Che bello. 11 elicotteri distrutti. L'obiettivo minimo era 8. Avessi fatto magari un po' meno di tempo, avrei fatto il 100%, ma ragazzi, va benissimo così. Ok, intanto vado da Tony perché... salute ce n'ho abbastanza. Quando siamo a Brooklyn mi salgono su certi ricordi. Tutti i miei ricordi. Come canta qualcuno. Fermati coglione. Fermati. Grandissimo. Noi ci andiamo direttamente da Tony. E io ragazzi vi saluto. Lasciate like al video. Iscrivetevi al canale. E bacione da Adri. Ci vediamo la prossima con Ladies Half Price.